Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ci troviamo all'interno di un Audi A3, una 8V come potete vedere, e andremo ad attivare la chiusura dei finestrini quando piove. Cioè, che significa? Che nel momento in cui la macchina è parcheggiata, la macchina è ferma e chiusa e ci sono i finestrini anche un poco aperti e viene a piovere, automaticamente il sensore pioggia rileva che piove e automaticamente i finestrini, anche se sono per un po' aperti, si chiuderanno del tutto, sia i finestrini e sia il tetto, in automatico, anche se non ci siamo noi per chiuderli con la chiave. Adesso vi farò vedere come si fa la codifica. Come sempre, in questo caso abbiamo bisogno del nostro OBD11, che in questo caso già l'ho collegato sotto la macchina. Una volta fatto il collegamento andremo ad aprire l'applicazione, come adesso ho fatto io, farci sempre, come sempre vi consiglio, di farci tutta la scansione di tutte le centraline e nel momento in cui ci dà un errore o un'anomalia andare lì a cancellare tutte le anomalie e gli errori che ci dà. Una volta fatto ciò andiamo nelle centraline e non nell'applicazione della macchina, ma direttamente nelle centraline. Per andare nelle centraline basta andare qui in basso a destra, clicchiamo e ci dà tutte le centraline della macchina. Andiamo in centrale elettronica, la 09, questa qua. Andiamo in adattamento, si aprirà questo sottomenu con tutti gli altri menu all'interno. Noi che facciamo? Andiamo direttamente qua sopra qua, circa, e scriviamo controllo accesso 2, controllo accesso 2, un secondo, clicchiamo qua e entrerà in un altro menu, ecco qua, perfetto, il quale stesso in questo menu qua dobbiamo andare a trovare menu Steuerung. Dobbiamo trovare menu Steuerung Regeschlüssen. Scusate il mio tedesco, ma adesso vi troverò direttamente il menu, vi faccio vedere qual è. Eccolo qua, vedete? Menu Steuerung, questo qua. In questo caso già è attivo perché alcune macchine già sono attive di, diciamo, di default questa funzione qua. Per chi non lo fosse è possibile da inattivo andare lì ad attivare questa funzione qua. Poi, una volta fatto ciò, dobbiamo trovare un altro menu che sarebbe Regeschlüssen e in aus, che adesso vi faccio vedere. Andiamo, troviamolo. Ecco qua, Regeschlüssen EIN aus, ecco qua. Se è disattivato andate qui ad attivare e poi c'è un altro, questo qua di sotto, Regeschlüssen ART permanent, che normalmente è scritto once. Noi andiamo a cliccare su permanente, ok, codifichiamo il tutto, mettiamo il codice di sicurezza, confermiamo, l'adattamento è riuscito. Adesso, prima di provare se tale codifica è avvenuta, come sempre vi consiglio di uscire dalle centraline, andiamo a impostare, vedete la leva? Che clicco una sola volta parte la spazzola, devo impostare la spazzola con, diciamo, in selettore automatico, con una volta verso l'alto, così. Ragazzi, una volta messa la leva in posizione automatico dobbiamo andare nel menu della macchina, andare in car, in assistenza al conducente e attivare il sensore pioggia, andare a mettere il sensore in on
e quindi in automatico, perché altrimenti il sensore non rileva la pioggia e quindi non si chiudono gli specchietti. Che nel momento in cui adesso vado a cliccare off, siccome la leva, il selettore leva è in automatico, partirà, vedete, le spazzole, perché giustamente il sensore è staccato e la leva è sulla prima posizione, non in automatico. Nel momento in cui noi andremo a mettere on, il selettore dalla prima posizione andrà in automatico e quindi le spazzole non partiranno a meno che non verrà a piovere. Ok, una volta aperti i finestrini, sia quelli anteriori, adesso farli vedere, e sia quelli posteriori, andiamo a vedere il funzionamento del sensore. Ci spegniamo la macchina, scendiamo, la chiudiamo senza chiudere i finestrini. Aspettiamo che si spenga tutte le sirene dentro la macchina e proviamo. Una volta chiusa la macchina con i finestrini aperti, andremo a mettere l'acqua sul sensore. Andiamo a bagnare il sensore. E i finestrini si chiudono nuovamente. Vedete? Io adesso sto facendo una finta pioggia per bagnare il sensore. I finestrini sono chiusi. Ragazzi, spero che come sempre il video vi sia stato utile. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella per ogni mio nuovo video. E se vi posso essere utile, scrivete qualcosa nei commenti e condividete il video. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.